Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Un paio di giorni fa ho pubblicato sulla mia pagina Facebook questo orologio e per le nuove persone che diciamo mi seguono mi hanno chiesto un tutorial. Allora, io questo già l'ho realizzato l'anno scorso, l'ho fatto l'anno scorso e invece di rifare il tutorial ho preferito fare un tutorial dove magari vi spiegavo come è stato lavorato, perché è veramente semplicissimo. Poi magari se vi piace l'idea ne possiamo fare altri, magari anche usando un altro punto o magari usando altre forme. Questo poi me lo fate sapere nei commenti. Quindi avevo deciso di fare il tutorial e spiegarvi come ho fatto. I fori l'ho lavorato con l'uncinetto 3,5 e con un filato che ho acquistato l'anno scorso sul sito della Tessiland. Ora non so se è ancora disponibile, comunque si chiama Pandoro Queen e l'ho usato nella versione beige. E cosa ho fatto? Visto che i fori è una base in legno tagliata al laser e questi fori sono di un numero pari, quindi in ogni foro sono andata a lavorare due maglie basse. Quindi al termine della lavorazione abbiamo sempre un numero pari di maglie basse. Poi mi sono chiusa con una maglia bassissima per chiudermi con il giro e ho iniziato il primo giro. Alla fine sono tre giri di punto ventaglietto. Ho iniziato tre giri a punto ventaglio e cosa ho fatto? In un solo punto sono andata a lavorare tre maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Ho saltato 2 maglie di base, sono entrate nel terzo punto e ho lavorato di nuovo il ventaglietto, cioè 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ho saltato di nuovo 2 maglie di base, sono entrata nel terzo punto e ho lavorato di nuovo il ventaglietto. Questo l'ho fatto per tutto il giro. Il secondo giro è stato uguale al primo. Quindi nello spazio di 2 catenelle nel ventaglietto del giro precedente sono entrata e sono andata a lavorare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. In ogni foro, in ogni ventaglietto sono andata a lavorare di nuovo il ventaglietto, uguale senza fare nessuna catenella di separazione. Mentre nell'ultimo giro ho lavorato sempre il punto ventaglio di 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, sempre nello spazio di 2 catenelle, solo che ho fatto una catenella di separazione. E così poi ho terminato tutto il giro e così è terminato l'orologio. Come avete potuto constatare, è veramente semplice da lavorare. Un po' complicato entrare con l'uncinetto, non complicato, un po' fastidioso entrare in questi fori con l'uncinetto, però una volta fatto le 2 maglie basse in ogni foro lavoriamo tranquillamente tutto il nostro orologio. Quindi questo è tutto, io spero di essere stata chiara. Spero più che altro che questo tutorial vi sia stato utile. Se è così mi lasciate un bel pollice in su, vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!